Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Dragon Rex e siamo qui con un nuovo episodio di Final Fantasy VII Remake. Allora ragazzi, mi sono accorto, rivedendo in off camera, che praticamente l'asta guerriera siamo riusciti a rubarla in realtà, quindi abbiamo un'asta in più, di cui non so se casomai non venga rubata, si potesse comunque prendere. Allora, siamo arrivati al settore 7, c'è l'attacco alla piattaforma come potete vedere, quindi i nostri eroi devono cercare di fermare l'avanzata della Shira e quindi noi, come loro, avanziamo. Andiamo a vedere un po' quello che succede a questo punto. Attenzione, di nuovo loro, che a quanto pare non ci vogliono far passare. Claudio, Tifa, questo cave, zettani coeo. Ok, cerchiamo di superarli. Facciamo lesione estremante. Allora, l'ardente raggiante, proviamo a farlo. Mamma mia, grande colpo della nostra Aerith. Facciamo un finale infinito. Ok, abbiamo ridotto l'entità. Vai con l'imposizione. Bardetto raggiante, vai così. No, facciamo catena rapida, vai ragazzi. Vai con verdetto raggiante. Vai. Fai tallonata, vai. Grazie.
Ok, siamo allo stremo. Vai col verdetto raggiante. Detto vaggiante, vai! Ok. Forse ce l'abbiamo fatta. Sì, a quanto pare se ne vanno. Bene. Devo dire che la nuova... Sì, andiamo. Allora ragazzi, c'è da dire che ho messo una nuova... Tanto andiamo verso il pilastro. La nostra Aerith, ho messo l'asta di Mithril, che è davvero cazzuta, perché ha un 114 di potenza magica. Allora, abbiamo eliminato... questa entità, possiamo proseguire. Dirigiamoci verso il settore 7, dove siamo ritornati dopo tanto tempo, ragazzi. Era da tempo che non si tornava nel settore 7. Sto cavo Barrett da tempo che... Oh, però Widge. Dajoka. Crowdosa. Taihense. Shinaga. Konashira. Taoste. Lo sappiamo, lo sappiamo. Barrett Tachiga. Murita. Widge, tanto.俺は上へ行く。俺も行くっす。俺だけ休まなんて。ビックスは俺をかばって。ウェッジ、上はクラウドに任せよ。私治療する。ビックス、ジェシー、バレット。 ウェッジ、いいな。 ティファの指示に従え。 Attenzione a Biggs. Chitara, nandemo ya. Aitsu ga kuru mae ni souji kurai shitokanakuchi ga. Ok, immagino che dobbiamo salire, io do una controllata prima ragazzi, lo so, è il mio modo di giocare, io per quanto riguarda l'esplorazione. Allora, immagino che dobbiamo andare da questa parte e salire lì, lì c'è una panchina tra l'altro, ottimo, recuperiamo i punti salute, i punti mana.
Bene così. Vediamo se qui c'è qualcosa. Allora, comprerei un po' di coda di fenice. Per il resto non è che ci sia granché. Abbiamo un giubbotto corazzato. Qui le materie le abbiamo tutte, quindi più o meno siamo bene. Vediamo una cosa però, per quanto riguarda il nostro Cloud, la dissettrice, come siamo messi? 90%, quindi abbiamo quasi la maestria per quanto riguarda quest'arma, quindi ci siamo quasi. Allora, non ci sono casse in giro, ragazzi, saliamo. Iniziamo a salire sul pilastro. Abbiamo dei nemici, attenzione. Ok, facciamo un po' di catena rapida, va. Al finale infinito. Ok, abbiamo preso anche l'abilità. E tu che ci fai ancora vivo? Ehi. Ok, fatto fuori. Curiamoci un attimo. Proseguiamo la rincorsa, non penso che... o meglio, la salita. Oh! Ok, lui l'abbiamo fatto fuori. Aia! Questi sono tosti, ragazzi, Vediamo un po' con un po' di magia. Ci abbiamo solo l'ervo. Ok, uno è morto. Facciamo magia, l'aereo anche su di lui. Ok, li abbiamo fatti fuori, ci hanno fatto perdere un po' di vita, però la recuperiamo. Allora, vediamo un po' da questa parte cosa c'è. Ci guardiamo tutta la zona, ecco qua, c'è già un baule. Due sfere gravitazionali. Chi è? Oh! E se ti faccio questa? Aia! Svegliati, Cloud! Dove è andato? Vai! Ok, abbiamo fatto fuori.
qua no. Dove dobbiamo andare? Allora, da questa parte immagino. Qua è tutto bloccato. Vediamo un attimo, ragazzi, perché purtroppo la mappa è quella che è, però non si capisce bene da che parte andare. Saliamo un altro piano. Oh, Biggs. Infatti, ci andrei tu. Niente, non darò. Ah, decisamente. O mai gammata. Gaki. Morire, Bix, per piacere. Una scena davvero davvero bella. Ok, cerchiamo di proseguire a questo punto. Bix non è nei migliori, non è messo bene, diciamo. Da qua si sale, però noi diamo una controllata qui intorno per vedere se c'è qualcosa. Qua non c'è nulla. Da qua siamo saliti. Io spero davvero che non sia morto. Comunque, proseguiamo, ragazzi. Dobbiamo salire da qui. Qua c'è una cassa. È un soldato morto, immagino. Qui c'è uno dell'Avalanche. Attenzione, chi sono questi? Allora, facciamogli un attimo l'analisi, perché è un aereo soldato. Ok, soldato del corpo di sicurezza gestito dal Dipartimento di Ordine Pubblico Shinra, protetto da una tuta potenziante, dotato di due eliche, compie perlustrazioni aeree ed inseguimenti lontano da terra.
Si sembra facilmente quando i suoi assalti aerei vengono schivati o con attacchi di vento mentre è in volo. Aia, fa danno. Fa davvero danno. Facciamogli un aereo. Oh. Facciamoci un po' di energia perché stiamo muovendo. No! E mi stavo curando. Ma porco Giuda. Ok ragazzi, riprendiamo perché mi ha preso mentre mi stavo curando, maledetto. In certi casi è più utile utilizzare una pozione che è più sbrigativa che piuttosto la magia, però. Allora, facciamogli una magia aereo. Dove è andato? Proviamoci un attimo. Mi hanno subito colpito. Maledetto. Ok, uno l'abbiamo fatto fuori. Ok, l'abbiamo stemmato anche lui. Facciamogli no, un colpo audace, vai. Ok. Ok, qua c'è un baule, apriamolo. Un'ampolla di etere. Allora, usiamo una pozione per curarci intanto. Che ci recupera poco. Ok. Bene ragazzi, proseguiamo a questo punto. Qua recuperiamo un po' qualcosa. Ok, usiamo una magia l'avevo soldato. Catena rapida. Facciamogli un colpo audace. Aia. Pozione, veloce. Questi sono davvero cazzuti a volte. Allora, oggetti, prendiamo un'altra gran pozione. È un'altra pozione per noi.
Ok. In questo modo Cloud recupera un po' di energia. Vediamo se c'è qualcos'altro qua. Non penso. Da qua non si può andare. Bene. Proseguiamo, ragazzi. Saliamo un'altra pedana, un'altra piattaforma. E continuiamo a salire. Ok, da qua è chiuso. Qua non c'è niente. Allora, qua non ci abbiamo nemici da affrontare? Va bene, allora proseguiamo. Ecco, mi sembrava strano. È Reno. Sì, è proprio Cloud. Ti ricordi? Ok, la situazione si mette male, un po' come l'ha detto anche a Cloud. C'è qualche cerotto, Bridge. Ok. Quindi dobbiamo andare con Errit. Praticamente deve andare a recuperare Marlin. Mentre Tifa sta salendo su ad aiutarci. Oh, adesso siamo anche. Ok, siamo lei. Siamo Errit. Va bene. ここを抜けなきゃオールマーケットまで行けないだろう。うるさい。今は通行禁止だ。開けてください。ここが通れないと。うるさい。無理だと言ってるだろ。ウェッチ。
Ok, non ci vogliono far entrare. No, che non lo sei. エアリスはプレートが落ちるって信じてるんですね。俺はアバランチの勝利を信じてるっす。でも嫌な予感がずっとしてて、なんだろうこれ。それ私もだから いざという時に備えよう。あの時こうすればよかったって後悔しないように今を精一杯できることちゃんと。 Bravissima Harriet, giustamente dobbiamo anche fare in modo che la gente sappia e scappi.何が起こるかわからないっす。後悔する時はいつだって手遅れっす。みんな助からなきゃダメなんだ。お前、僕は後悔したくありません。 Bravo soldato. こっちです。早く。おおおい、待て。ウェッジ、セブンセブンはこの先だよね。そこの道を抜けて右側っす。マリンは任せて。町のみんなは任せてください。 Ok, perfetto. Allora, ragazzi. こっち。7番街の下から。 Ok, allora noi ci fermiamo qui, ragazzi, per questo episodio. Cloud è su verso il pilastro a cercare di aiutare Barrett e gli altri dell'Avalanche. Avevo visto Biggs praticamente. Io non spero che non sia morto, però così sembra. Tifa è salita anch'essa a cercare di aiutare i compagni, compreso Cloud. E Harriet invece cercherà di raggiungere Marlene per portarla in salvo. Noi per questo episodio ci fermiamo qui, ragazzi. Se vi sta piacendo la serie, scrivetemelo nei commenti. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Seguitemi anche sulla mia pagina Instagram. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Final Fantasy VII Remake. Ciao a tutti, ragazzi.